Guarda che schifo, creano le truppe! Creano le truppe, che schifo! War. It's a strange thing, you know. The less you seek it, the harder it is to avoid. And the best thing you can do is fight with all you've got. Ciao a tutti amici pro e amici nerd e benvenuti quest'oggi in questo nuovo video, Gwent Homecoming. Voi direte, ah ma come cazzo è possibile che sei sull'Xbox? Ebbene, l'ho scaricato da GOG, cioè su PC, che è uscito oggi, e ho fatto giusto il tutorial e una partita di prova sia per la registrazione sia per le carte arena che ho trovato. Carte arena perché ovviamente giocandolo su PC non ho i miei progressi dell'Xbox, quindi non ho un cazzo. Ora, siccome le partite durano più del normale rispetto al Gwent base originale, io lo chiamo originale perché quello era originale, quello che c'era prima, e parto subito con la ricerca in arena. Ho messo arena appunto perché così gioco con carte che non avrei sbloccato normalmente con le cose normali, no? Ora, il framerate non è male, vi assicuro, nonostante stia registrando e nonostante la grafica sia più bella di quella del momento di prima, e sono su PC ovviamente. E ok, allora abbiamo una carta da ripescare e io la ripesco dopo, perché ne abbiamo una, perché è in base al comandante il numero di carte che puoi ripescare, no? E siccome ne ho una per tutta la partita, preferisco usarla dopo. Allora, lui ha l'usurpatore. All'inizio della partita si attiva il comandante nemico. Benissimo, tanto fa schifo al cazzo. Cioè, praticamente il mio comandante evocava un Arrakas, cioè un 1, ogni volta che distruggevo durante il mio turno una truppa nemica. Lui ha il vantaggio tattico, non capisco perché. Ah, perché inizia lui. Il vantaggio tattico è una roba che dà automaticamente a chi inizia la partita. Ed è una cosa carina, effettivamente. Lui ha evocato questa roba qui. Sì, rutiglia. E poi ha due rutiglie, ecco. Già iniziano a sculare già in Homecoming. È una roba vergognosa, già. Ah, ok, lui parte con un 19-0. Ma che porcata è? Ma stiamo scherzando? Cioè, non ho parole. Ok, buttiamo subito Emporio. Penso sia rimasto uguale rispetto. Ok, mettiamo Emporio Cavaliere. Grazie. Speriamo che abbia un effetto figo. Resistenza, ok. Distrugge. Blocca unità nemica. Ok, mettiamo quello con resistenza, ciò che mi rimane nel turno successivo. E facciamo fine turno. Ogni volta bisogna dichiarare la fine del turno perché esistono gli ordini, cioè cose facoltative da fare durante il turno per potenziare. Insomma, è un po' un casino. Le carte che abbiamo sono queste. Iris non è più spia. È un casino. Ho pescato davvero tante carte oro durante questa arena perché funziona più o meno uguale. E i campi da battaglia li vedo molto diversi. Vanno molto in base al comandante che si usa e che si trova contro, ovviamente. E ecco, mi danneggia di 2, deve rompere i coglioni ovviamente. Cosa fa? Ultimo desiderio. Ok, vabbè. Cioè lui ha un 13, come glielo butto giù un 13? Vabbè, potrei riportarlo alla forza base, ma ecco, potenza di 2, cura di 4, un'unità alleata. Ok, lo schieriamo in retrovie. Allora, retrovie e prima fila sono cose molto diverse. L'ho curato di 2 soltanto, vabbè. Perché pensavo cura, non è che lo rafforza. Vabbè, ora non ne so benissimo le regole di sto gioco, perché è nuovo, completamente nuovo. Dovete sapere che sta qui è la prima fila e sta qui la retrovia. Alcune unità funzionano in entrambe ma fanno effetti diversi in base a dove le mettete. Altre funzionano solo con l'abilità in base a dove, cosa c'è scritto. Ad esempio qua funziona in entrambe, a seconda di dove la mettevo funzionava in modo diverso. Vediamo per esempio questo pure. Questo funziona soltanto in prima fila, ovvero consuma un'unità con al massimo 3 di forza. Agitata qualunque. Sì, esiste anche la gittata. Tipo se è gittata 2 e lo metti qui, può beccare qui o qui. Se lo metti qui può beccare qui o qui, per intenderci, no? Un'altra cosa da sottolineare è che, ecco, lui è visigota, ce l'ho anch'io ed è un'unità fortissima. Andrebbe ucciso, tipo. Mettiamo il sogno di drago qua, va. Grazie.
che danneggia di 3 tutte le sue truppe alla fine del turno, praticamente. Dopo 3 turni, quindi è un bordello totale da giocare, ma dettagli. Allora, praticamente, in questo Gwent qui, alla fine di ogni turno si pescano 3 carte. Le carte in eccesso che vanno oltre le 10 si scartano automaticamente, quindi completamente rivisto il sistema di... cioè, completamente rivisto. Noi, vabbè, abbiamo Emporio Cavaliere che rimarrà anche il turno dopo se non me lo uccide, quindi speriamo che non me lo uccide. Vedete che comunque... adesso comunque la facecam non l'ho messa, la webcam, perché non saprei prima dove metterla. Cioè, 2 Visigota. Seriamente, una carta fortissima, eh. Cioè, una porcata di carta, praticamente. Cioè, guardate che porcata, cioè... ok, 36 a 10, lui ha 6 carte, io ne ho 7, posso passare tranquillamente. Tanto sta 36 a 10, ha una carta in meno, io sono una truppa resistente, ha giocato tutto in questo round qui lui, praticamente. Ce l'ho anch'io Visigota di Corvo, comunque, che è una creatura, cioè una truppa che non c'era in Gwent prima, ma che è una carta dei libri, quindi posso dire di conoscerlo. Belle le carte che ho pescato, voglio ripescarne una però, tipo il novizio. Il novizio può stare in negozio. Ah, speravo di trovare Visigota. Vabbè, vediamo se lui passa. Comunque io parto con un 8. Ora, sto qui mi è sembrato un po' un veterano. Però, magari mi sbaglio. E inizia lui. Cioè, qua le partite sono davvero più lunghe. Cioè, obiettivamente sono più lunghe. Vi stavo dicendo che comunque la webcam non l'ho messa prima perché non c'è spazio in questa nuova board del gioco. E secondo perché non volevo rallentare il PC, ricordo che sono da PC. Dopo 4 turni all'inizio del turno pesco una carta. Sì, certo, te lo lascio lì sicuramente, guarda. Ok, dai, iniziamo già a buttarglielo giù, guarda, perché... questo non è male, il divisione Magni. Perché si chiama così? Vabbè, lasciamo perdere. Ok, dai, danneggiamolo di 3. Perché non me l'ha fatto? Danneggio di 3 un nemico. Ah, portata 1, merda, non l'avevo visto, porca puttana, troia. Vaffanculo, cazzo, portata 1, non l'avevo visto. Primo fail incredibile, vabbè, scusatemi, ma è giustificato, cazzo, cioè... ok, me la danneggio di 1, un'unità. Recupero 1. C'è punzecchia, quindi. Oh, mamma. Distrugge un manufatto nemico. Quasi quasi glielo distruggo, perché lui che punzecchia tutta la partita non è che mi piace molto come idea, eh. Vabbè, appena scarica ancora di 1, col cazzo gli faccio pescare una carta, ma glielo distruggo. Perché Canicola del Korat, che era prima siccità, anziché distruggere con tutte le calamità il campo nemico, praticamente bandisce un'unità a un manufatto, cioè una roba pazzesca, fortissima, cioè, distrugge una roba. Cioè, non capisco perché l'hanno fatta così forte sta roba qua, è una nuova ustione, però che sceglie il bersaglio, cioè... però uno, non dice tutte le unità più forti, penso che esista ancora l'ustione, non lo so. Mi ha bloccato la truppa, il bastardo. E lui desidererebbe, tra l'altro, usare quella carta lì. Ma non la userai, tanto sono in vantaggio di uno, quindi... a parte che non c'entra sul montaggio di uno, però vabbè. Ti distruggo Siri completamente, morta di siccità. E fatemi un po' vedere cosa fanno sta roba qua. Schiamento prima fila, aumento di 1, la durata di tutti gli effetti su una fila. Fotte sega. Ok, schi non mi serve un cazzo. Poi, ha passato lui. Passo anch'io, chiaramente. 3, 6, 7. Cioè, praticamente, se lui avesse passato quando io avevo 8 carte, ne pescavo 2 anziché 3, perché non puoi averne più di 10. Cioè, sono meccaniche nuove che ovviamente non posso prevedere al momento perché non conosco bene ancora il gioco. Però, assurdo. Non posso più ripescarla perché l'ho già ripescata prima. Diverse carte non le usate perché ne ho ancora 10 nel mazzo e voi non le avete viste, e nemmeno io, però non è che posso farci molto. Inizio io. Se in questo turno non sono stato evitato il comando, ne evitare un nemico. Bene. Non mi serve un cazzo perché il comandante me l'ha disattivato. Olè. Mettiamo già Natalis, che praticamente mi fa eseguire subito gli ordini. Perché gli ordini normalmente dovresti aspettare che qualcuno... cioè, dovresti aspettare minimo un turno per usarli. Con lui invece, che funziona solo in prima fila, bisogna stare sempre attenti dove metti le truppe. Adesso è una cosa nuova questa, che c'era anche all'inizio, ma vabbè. Ok, mi ha messo il gelo, che mi danneggia di ogni volta, però... aumenta di 1 la durata di tutti gli effetti su una fila. Ok, quindi
prolunga le calamità e riduce le calamità a sfavore mio, praticamente. Quindi riduciamola, direi. Ok, avete visto l'animazione che tipo prima era gelo completo, adesso è gelo minore, vuol dire che sta finendo. A livello grafico è migliorato molto il gioco, però questo non vuol dire che sia meglio del Gwent che c'era prima. Cioè, io sull'Xbox continuerò a giocare a quel Gwent là, magari ve lo porterò ancora per dirvi, perché questo qui non è un vero e proprio Gwent, cioè è una roba molto diversa. Ho visto gente incazzatissima, davvero incazzata, perché è davvero diverso. Non il gioco che c'è prima non esisterà più ed era un gioco bello, quindi ci si chiede anche il perché abbiano fatto questa roba qua. Mi hanno copiato una truppa. Elven, Ah, blast me. proprio voleva uccidermelo questo, il figlio di puttana. Cioè, mi ha rianimato una truppa. Vabbè, in pratica mi muore il tipo. Grazie. Grazie, proprio, si è accanito. Ah, c'è questo qui che potevo rimuovere gli effetti direttamente, ma vabbè, complimenti. Vabbè, e consuma un'unità con un massimo 3 di forza. Vabbè, aspettiamo un attimo a usarlo, che magari riusciamo a usarlo meglio. Potenza un'unità casuale nella tua mano, vai, mi piace, vai. Vediamo se mi potenzia di 4. Ok, Turviel. Fine turno. Ovviamente non so bene ancora come sia il gioco con le varie fazioni, cioè il gioco base senza l'arena. Vi ripeto perché ho usato l'arena, perché voglio vedere anche le altre carte, perché non voglio tutorial, non è che ci voglio usarle. Ordine, potenza di un'unità. Fervore vuol dire che ti fa fare subito gli ordini, praticamente. Ok, adesso gliela mangio. Ma vuol finire sto cazzo di gelo o cosa? Cioè, non ho capito. Vabbè, lasciamo perdere, va. Gli mangio la truppa qui del cazzo, così è incasinato lui. Si spera. Fine turno. Ecco, lui vedete che c'ha un per uno lì. Vuol dire che è un ordine che potrà usare nel suo turno. Prima di passare, praticamente, perché adesso il passare il turno è sempre automatico. Cazzo, fa danneggio le unità più forti, recupero uno. Ok, bisogna farlo fuori, evidentemente. Ordine, ritrovi danneggio distrutto. Ok, è un casino, eh. Distrugge un manufatto nemico, ma su questo si ricarica? Recupero uno. Non l'ho capita, penso di sì. Vabbè. Ok, mettiamo l'unicorno, che se avessi l'unicorno nero raddoppierebbe l'effetto, ma purtroppo non ce l'ho, è diventata una carta a sé stante, non è più l'abilità di Yennefer, che tra l'altro avrei anche nel mazzo. Vabbè, potenziamo il rospo. Nessuna alleanza. Sto completando contratti così a caso, non so perché. Figa, si dimentica sempre, c'è il fine turno manuale che davvero liscia le mele, rende il gioco ancora più lungo di quello che hanno già allungato facendo l'homecoming, ma dettagli. Ordine, recupero uno, recupero uno. Ok, bisogna distruggere lo scudo di Viverna perché liscia le mele, obiettivamente. E dovremmo spaccargli anche Yennefer, solo che con cosa? Sì, con lui glielo spacchiamo, ha lisciato le mele, obiettivamente. Cazzo è questo? Cariche 1, portata 3. Minchia, portata 3 addirittura. Allora, distrugge un manufatto nemico. Rimuovi tutti gli effetti sulla fine. Basta, distruggiamo sto cazzo di manufatto che ha lisciato le mele. Fuori dai coglioni. Fine turno. Siamo 26 a 11. Siamo davvero in vantaggio. Però Yennefer lì sta facendo danni, sinceramente. E c'è anche una catapulta che mi spara addosso. Quindi, noi abbiamo tutte truppe che non. Cioè. Vabbè, e vediamo un po', vediamo un po', vediamo un po'. E adesso inizia a danneggiarmi 6, ha lo stesso effetto. Cazzo fa, scusa, stiamo scherzando? Ah, ok, diventa la nuova balista, l'orgoglio di Foltest. Quindi davvero, gli effetti delle carte il 95% sono diversi dall'originale, mentre la forza delle carte, avete visto, è andata a ribasso rispetto al guento originale, ed è. Cazzo ha fatto? Danneggio 5 nemici di 2, la madonna. Vabbè, sono andati a ribasso e. Quelli invece sono proprio tutti diversi. Estremità di una fila. Oppure danneggio di tutti i nemici di una fila. Ma io preferisco danneggiarli di 4, questi qua così si fa un po' paura al mongolo. Vai, 4 li ho tolto mettendo un 7, non è male, siamo in un buon vantaggio, 19 a 7, 3 carte contro 3, però lui mi sta punzecchiando parecchio con Yennefer. Vabbè. Cazzo ha fatto?
Schieramento, danneggio di un nemico se viene distrutto, danneggio di tre in un altro nemico. Potevi aspettare. Hai sbagliato. Ok, io ripristino un'unità alla forza base. In questo caso Iris che è la forza 5, quindi da 1 a 5 non è male. Anche se poi mi farà manze con Yennefer perché continua la sua marcia proprio di massacro, vabbè. Vediamo un po', ecco, adesso mi beccherà due truppe, i 2-5, poi anche il 4, sarà un bel casino, adesso non riesco a potenziare una The truppa. Nordlings' hatred for us Probabilmente non is riesco. overwhelming. Cos'è che fa? Riporta unità alla forza base, ok. Cosa è successo? Si è arreso? L'avversario si è arreso. Manz! Attenzione! Dai, dai, GG. Bene, facciamo arrendere subito il primo avversario di non coming, mi fa piacere. Quindi abbiamo superato esattamente con l'espansione Homecoming, abbiamo superato le vittorie cioè, rispetto alle sconfitte. Siamo a 8 a 7. Sono un grande cazzo. sì, potete vedere che quella partita di prova l'ho persa. Niente, questo è più o meno quello che è Homecoming. Non aspettatevi tanto di più di quello che avete visto adesso, sinceramente, perché più o meno è questo. Faccio vedere anche il menu principale, così lo vedete. Menu principale mi è piaciuto, carino. Sono curioso di provare Thronebreaker, ma per la storia, non per Gwent, sinceramente. E vedete qua non ho le risorse che avrei sull'Xbox perché appunto. Cos'è che posso rivendicare? 10 cose posso rivendicare. Avanti. Ok. Vabbè, qua intanto va avanti con tutte le ricompense che ho fatto con queste partite che ho fatto su Gwent. In totale ne ho fatte 3, penso, una amichevole. E due in arena, di cui la terza avete visto anche voi. Le mie impressioni sono che preferivo il Gwent base, se devo essere onesto. La gente è incazzatissima non a caso. Certo, a livello grafico è tutto più bello, è uscito finalmente dalla beta e tutto, però non capisco perché sto stravolgimento totale. E siamo all'inizio. Lo so che siamo all'inizio. Su PC, sull'Xbox siamo all'indietro, ma vabbè, quello lo sapevamo. E niente, che dire. Spero che questo video vi sia piaciuto. L'ho portato in maniera non prevista perché non pensavo neanche di giocarci a Homecoming su PC. Però era per farvelo vedere, per non aspettare un mese e mezzo come i poveri falliti dell'Xbox. Ditemi a questo punto le vostre opinioni e noi ci becchiamo al prossimo video su Gwent, probabilmente sulla versione quella figa, cioè non questa. Magari vi porto qualche clip di questa per dire così, per arricchire un po' di più il video, ma sinceramente, boh. Giocherò anche questo chiaramente per i cazzi miei, per scoprirlo un po' di più, per parlarvene anche nel prossimo video di Gwent, per dire, ma vedremo, vedremo. Detto questo è tutto e al prossimo video, ciao a tutti! Io gliela uso subito, come ti ho detto, gli bandisco proprio Yennefer dal campo potenziata, quindi vai a fare in culo, stronzo. Quindi esiste ancora il Crea e metti in gioco un'unità oro, esiste ancora il Crea! Avevano promesso che lo toglievano, questa cosa del culo! E ha ricreato la stessa che ho distrutto prima, non è possibile! Vediamo un po'. Distribuisce casualmente 9 danni fra tutte le unità nemiche. Applica un effetto su una fila casuale. Come su? Su fila casuale su una fila nemica, non ho capito. Ok, dai, danneggiamo di 9 le unità nemiche, vai. Manz! Una unità eliminata? Solo una, ma vaffanculo. Not your lucky day. Cosa? Che schifo! That was not in the spellbooks. No, cazzo, ho schierato in prima fila una che andava nelle retrovie, porca merda. Temeria has yet to speak its last. Dai, gioca, stronzo, muovi il culo, tanto sei un nerd che già ha imparato a memoria tutte le carte, vai. Life is mine now. Cos'è sta porcata? Manz? Beh, gli ho fatto un bel manz qua, eh. Però lui c'ha 3 carte in più di me. Porcata! Che porcata! Bella partita col cazzo che te lo mando, figlio di puttana. Wow, il campo di battaglia innevato di Skellige. Sto per giocare Emporio. Sto per giocare Emporio. Ah,
Blocca, schieramento. Lo sapevo che non c'era resistente. Vabbè, adesso è andato in vantaggio perlomeno. Cioè, un po' è una porcata, fa fino a 12 punti, fa, cioè. Mi sa che arriva Geralt e ti ammazza il Botchling. Mi sa che arriva Geralt perché è una carta di multiplo di 3. Che porcata, cazzo. Cioè, Geralt ammazza tutti i multipli di 3, cos'è? Io, my friend, passo, così guadagno il vantaggio di carte, quindi sono figo. Naivety is a fool's blessing. Ha passato il povero. Ha passato, vergognati. Vediamo un po'. Che schifo! Ma che porcata è? Eh no, così figa, però è inculata, eh. Eh no, è figa. Cioè, se uno è in svantaggio di carte, basta che passa subito. L'altro ha 9 carte, quindi lui le brucia e te torni a 10. No, dai. Questa è una maialata, eh. No, mi ha bloccato Visigota, pezzo di merda. Ordine. Sì, iniziano delle porcate qua, eh. Vai, abbiamo usato il comandante, incredibile. Ha funzionato perché ho distrutto delle truppe durante il mio turno, quindi ho evocato dei ragnetti con forza 1. Guarda che schifo, creano le truppe, creano le truppe, che schifo! Cosa ha fatto questo? Porcate! Proprio le schifezze si fanno con questo oncoming. Molto più di prima. Prima era un gioco leale in confronto. Siamo a 13 pari. Se lui passa, sono fottuto. Sì, un 8 così. Ha cagato un 8 dal culo, ha cagato. Ma dai, ma dai, ma cosa stiamo parlando? Ma cos'è? Cos'è? Non abbiamo più parole qua. È andata di culo tanto prima quando contava, tra virgolette. E finisce già qui la prima arena. Yeah! Abbiamo sbagliato un barile, wow! Andiamo a spacchettare! Vai, apri, vediamo cosa troviamo. Vediamo, vediamo, un cazzo. Oh, un'unità che si muove, vai. Grande così. Vaffanculo, va. That was a good game. Yeah.